Ciao a tutti amici, bentornati su Eurogamer.it, il portale italiano dedicato ai videogiochi. Eccoci qui per un nuovo unboxing, questa volta di una console, una retro console, il Nintendo Classic Mini, la console in miniatura di quella che vedete lì in fondo, che è il NES, la prima console casalinga di Nintendo. Console annunciata quest'estate, con grande sorpresa di tutti i fan, un Nintendo in miniatura portatile che sta in una mano, con l'aspetto assolutamente originale, come vedete dalle immagini della comparativa con la console originale, grafica in alta risoluzione, tramite collegamento HDMI, controller originale, del tutto simile nell'aspetto, ma con connessione diversa, lo vedremo. 30 giochi preinstallati, non espandibili, tra cui Super Mario Bros. 1 e 2, Zelda, The Legend of Zelda 1 e 2, Gradius, Castlevania 1 e Castlevania 2 Samus Quest, Kid Icarus, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Final Fantasy, insomma, alcuni dei best seller del NES, giochi veramente che sono rimasti nella storia. Procediamo quindi all'unboxing. Qui mettiamo un attimo a parte la scatola. E allora, un manuale cartaceo che in bianco e nero, che fa molto molto vintage, molto anni 80. Codici My Nintendo. Qui spiega tutto il necessario per collegare la console. Passiamo al pezzo forte. Eccola qui. La console NES in miniatura. Guardate, sta in una mano. Due ingressi joypad proprietari che non sono quelli originali. Nella confezione è incluso uno, ma se ne può aggiungere due, quindi si può giocare in due giocatori. Aspetto del tutto originale, le grate sono riprodotte perfettamente, le plastiche utilizzate sono del tutto simili a quelle originali. Ora prendiamo. Far vedere come si rapporta l'originale in dimensioni. Ecco qui. Ovviamente l'originale si apre per inserire le cartucce, ma nel mini NES non è possibile. Allora, tasto power si accende proprio come l'originale, tasto LED rosso. Tasto reset che ha la funzione di save state, perché i 30 giochi preinstallati hanno la possibilità di salvare i progressi in ogni momento. Infatti ogni gioco dispone di 4 slot per poter riprendere il gioco successivamente. Quindi premete reset, si torna al menu, si salva il gioco e poi si riprende quando volete. Vediamo le connessioni. Porta HDMI out. E alimentazione micro USB, il cavo come vediamo è incluso, ma serve comunque un alimentatore USB come quelli ai cellulari oppure tramite il televisore. Ormai tutti i televisori moderni hanno le prese USB. Eccolo qui, il controller del mini NES. Come vedete, l'attacco è diverso da quello originale. Le dimensioni sono quasi identiche, un po' più piccolo,
Ovviamente le plastiche dell'originale sono un po' ingiallite, ma ha 30 anni questa console, quindi ci mancherebbe altro. La connessione, come potete vedere, è diversa. Questo è l'originale e questo è l'attacco del controllore del Mini NES. Continuiamo con l'unboxing, vediamo cos'altro c'è nella confezione. Cavo HDMI. E cavo micro USB per l'alimentazione, quindi da un'estremità si attacca. Mettiamo un attimo. La estremità micro USB si attacca nel vetro del Mini NES e questo si attacca, si può attaccare alla presa del televisore o un alimentatore USB o una batteria esterna, un power bank. Fattore lunghezza del cavo del controller. Nintendo ha scelto di produrre un controller con un cavo abbastanza corto. Infatti misura circa 70 cm. Vedete, non è lunghissima. Se confrontiamo con l'originale, arriva alla stessa lunghezza, ma qui c'è ancora molto, molto filo. Quindi c'è questo piccolo problema che non si può stare lontanissimi, magari se avete uno schermo da 40-50 pollici dovete organizzarvi magari con una protovideo oppure mettendo un cavo HDMI lungo e quindi mettendo la console più vicina a voi. Modalità di visualizzazione: il Mini NES supporta grafica ad alta risoluzione e tre modalità di visualizzazione. Scanlines, che simula le scanlines dei tubi catodici, quindi modalità tubo catodico, modalità 4 terzi leggermente allargata e modalità pixel perfect fedele all'originale, quindi per avere un'esperienza del tutto simile a quella che ho magari giocando per il primo. Giochi: abbiamo quindi Gradius, Zelda 2, questi sono alcuni dei giochi che trovate nel NES Mini. Super Mario, Metroid, ovviamente questi sono le cartucce originali del NES, non vanno nel Mini NES, tutto incluso nella memoria, tutto preinstallato. Bene ragazzi, per questo unboxing è tutto, ci vediamo alla prossima e se state sintonizzati su Eurogamer trovate tutti i dettagli nella recensione del Classic Mini NES e non dimenticate di seguire il nostro sito. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!